42. Open. N-E-R-D. Nerd. Ciao a tutti, bentornati a Nerd Play e in questa puntata vi parleremo del gioco da tavolo Hobbit Tales. Come potete facilmente dedurre dal titolo, parliamo di un gioco d'ambientazione tolkieniana, cioè ambientata nel mondo del Signore degli Anelli, e di un gioco di narrazione. Cosa si intende per gioco di narrazione? In pratica andremo a raccontare delle storie inventandocele sul momento. Una tipologia di gioco molto particolare che richiederà una buona dose di improvvisazione di faccia tosta e di lingua sciolta e quindi assolutamente vietato essere timidi. Con me oggi Defend per spiegarvi come si gioca e simulare una partita. Ok, allora abbiamo i sottobicchieri. Sì. Abbiamo il dado, abbiamo diviso le carte perché ci sono due mazzetti diversi. Esattamente. La plancia di gioco è qui, le pedine le abbiamo spanciate, la scatola è qui per far vedere il gioco. Che cosa succede adesso? Allora, adesso incominciamo a giocare. La cosa importante da sapere è che in questo gioco ci si alternerà in due differenti ruoli. Al vostro turno voi sarete il narratore e gli altri giocatori rivestiranno il ruolo di minaccia, ovvero cercheranno di infilare dei pericoli dentro la vostra storia. La minaccia la faccio io. Ok, io allora farò il narratore così ti faccio vedere come si fa. Qual è la procedura di partenza? In quanto narratore dovrò pescare 4 carte dal mazzo appunto delle trame, mentre tu dovrai prendere 6 carte, perché si tratta di una partita a due giocatori, dal mazzo delle minacce. Nel mentre io come narratore dovrò prendere 2 carte aggiuntive, sempre dalla cima del mazzo, e guardarle. Dovrò decidere una di queste carte come inizio della mia storia, l'altra invece sarà usata come epilogo, quindi la carta a cui dovrò arrivare con il finale del mio racconto. In questo caso io decido di giocare scoperta sul tabellone, ovviamente nel primo spazio disponibile, la carta Brutto Tempo, perché voglio fare iniziare la mia storia nell'estate 2014, cioè in una situazione di brutto tempo, e una carta che invece metto coperta come finale. Ora siamo pronti per incominciare. Vai. Ovviamente sarò io come narratore a dare inizio alle danze. In questo caso la mia trama dovrà partire in una situazione di brutto tempo e quindi, come un hobbit alla taverna che la racconta grossa ai suoi amici, inizia a narrare. Ricordo di una sera dove c'era una tempesta terribile, un nubifragio, pioveva tantissimo. Settimana scorsa. Esattamente. E durante questa notte di tempesta si sveglia in un fosso tutto bagnato che gli manca un rene mio cugino e gioco la carta cugino. Hai capito? E quindi dicevi che c'è tuo cugino, che cos'ha che ha fatto? Che si risveglia in un fosso tutto bagnato e a questo punto tu puoi inserire una minaccia al mio racconto giocando una delle tue carte che hai in mano. Quindi posso giocarti una di queste e interagire con la storia. Esattamente, cercando di interrompere la mia narrazione. Quindi io posso dire che tuo cugino era nel fosso perché è stato pestato a sangue da un troll di pietra. In questo caso non puoi farlo, ma per un motivo molto semplice. Ogni carta minaccia possiede sotto il suo disegno 2 simboli. Questi simboli dovranno corrispondere con le ultime 2 carte che sono state utilizzate. Però questo ce l'ho. Ma solo uno dei due, manca il simbolo arancione. Entrambi dovranno corrispondere alle 2 carte in gioco. In questo caso, quindi, fortunatamente il mio cugino si salva dal tuo troll. Dai. Ok, allora io ho diritto a continuare il mio racconto. Bello, racconto.
mio cugino si risveglia, ma non sa dove si trova, e quindi cerca di aggirarsi ancora un po' intontito dalla situazione e venire fuori dal fosso, e alla fine scopre di essere in una brughiera e quindi ha smarrito la strada di casa. A questo punto, avendo giocato una nuova carta narrazione, ancora una volta hai diritto di utilizzare una delle carte minaccia che hai in mano. Sempre con i simboli? Sempre con i simboli, in questo caso delle ultime due carte che ho utilizzato, quindi il cugino e le brughiere. E allora cosa ti dico? Ah sì, quella volta che tuo cugino nella brughiera ha incontrato quel vecchio ragno grasso, triste, solo, che l'aveva fatto perdere, a lui che gli aveva rubato i reni, mi pare. Esattamente. In questo caso è una giocata corretta, non solo per via delle icone, ma perché Defend ha anche argomentato, anche se in questa partita in maniera abbastanza buffa, l'inserimento della minaccia all'interno del racconto. Tuo cugino era in un fosso senza un rene e io ho detto una cosa buffa. Ok, andiamo certo. Avanti. In questo caso ogni carta minaccia andrà ad attaccare una delle carte, che è l'ultima carta che ho giocato sul tabellone, e se noterai sulla carta c'è un numero. Questo numero è il punteggio che dovrai totalizzare con il dado che hai di fronte a te. Se otterrai quel numero o un numero addirittura maggiore, la tua minaccia avrà avuto successo, altrimenti ti potrò sbeffeggiare e continuare il mio racconto. Tiro? Prego. 2. In questo caso mi è andata bene e potrei proseguire il racconto. In realtà avresti modo di poter rilanciare il dado e tentare la sorte nuovamente qualora avessi un'altra carta minaccia che ha il titolo scritto nello stesso identico colore di quello del vecchio ragno grasso. In questo caso una carta con il titolo verde. Ok, allora la possiedi? Fammi vedere un po'. No, figurati. Ok, allora la minaccia è stata sventata, la carta viene scartata e io posso continuare il mio racconto. Qualora invece la minaccia fosse andata a buon fine, tu avresti scartato la mia carta brughiera e a quel punto avrei dovuto rincominciare la narrazione utilizzando soltanto le carte che mi rimangono in mano, nel tentativo di raggiungere tutti gli spazi che mi separano dalla fine del racconto. Quindi tiro il dado. Esattamente. Ok, 10, ce l'ho fatta. Sì, dovevi totalizzare almeno 7, quindi con 10 la tua minaccia è riuscita correttamente. E che mi sembra il minimo. Che cosa succede a questo punto? Il tuo vecchio ragno grasso scarta la mia carta brughiera togliendola dal tabellone e tu, come premio, ricevi uno di questi segnalini. Lo puoi prendere, guardare, sotto ci sarà scritto un numero. Okay. E quel numero puoi utilizzarlo in due maniere differenti: o nasconderlo sotto il tuo sottobicchiere e quel valore diventerà un numero di punti che totalizzerai alla fine della partita, oppure potrai metterlo sopra e in tal caso offri un giro di bevute. Quindi un gioco alcolico. Mi stai dicendo che la Hobbit Tale è un gioco alcolico? No, non proprio. È che l'ambientazione è quella di una taverna Hobbit e quindi in una taverna Hobbit si beve. No, è un gioco alcolico. Abbiamo appena fatto un gioco alcolico sull'Hobbit. Figo. E vabbè, sì, può essere anche un gioco alcolico. Deduco che hai deciso di offrire un giro di bevute. Cosa serve? In questo caso, se avrai più segnalini sopra il tuo sottobicchiere al termine della partita, riceverai un montepremi in punti extra che ti potrà aiutare a vincere la partita. Quindi è stata una buona scelta. A questo punto la narrazione continua. Ovviamente la mia carta brughiera è stata scartata, ma il mio obiettivo sarà comunque quella di continuare a giocare le carte qua in mano fino a riempire tutti gli spazi e raggiungere la mia carta epilogo. Solo in questo modo il mio racconto terminerà e sarò anch'io, come giocatore di turno, a guadagnare dei punti espresso ovviamente in questi segnalini. Se per caso, avendo ad esempio io solo due carte in mano e dovendo riempire tre spazi, non ce la farò in tutto questo procedimento, avrò comunque modo di guadagnare dei punti, ma ovviamente meno di quello che faccio se riesco a completarla correttamente.
Finita la tua storia, poi? Finita la mia storia, i ruoli si invertono e a questo punto tu sarai il narratore e io la minaccia. Giocheremo con le stesse identiche regole e così faremo anche in una partita più di due giocatori, qualora fossimo in tre, in quattro o anche più giocatori. Ognuno avrà il suo turno da narratore e gli altri faranno il ruolo della minaccia. Dopo che tutti i giocatori avranno fatto la loro narrazione, arriveremo finalmente a scoprire i segnalini sotto e sopra i sottobicchieri e conteremo così i punti per decidere chi vince. La particolarità di questo gioco di narrazione, quindi, rispetto ad altri di successo già presenti sul mercato, è il fatto che ogni narratore costruirà una storia con una trama completamente separata rispetto a quella degli altri giocatori. Normalmente siamo stati abituati a tante teste che ragionano su uno stesso racconto. In questo caso ognuno invece deciderà, in funzione delle carte che ha ricevuto, che cosa raccontare, e gli altri giocatori avranno comunque modo di interagire con lui grazie al meccanismo della minaccia. Allora, quindi, a chi lo consigli questo gioco? Allora, questo gioco, essendo stato creato da due autori italiani, del tutto appassionati del mondo del Signore degli Anelli, ovviamente offre delle narrazioni e degli spunti molto più seri di quelli che avete visto in questo video, anche se ovviamente nulla vi vieta, così come abbiamo fatto noi, di riderci sopra, magari proprio davanti a una birra, per creare delle situazioni molto divertenti. Ma è assolutamente consigliato agli amanti del mondo del Signore degli Anelli o dello Hobbit, che vogliono creare delle loro storie in questa ambientazione, o appunto a tutti coloro che cercano un gioco di narrazione che ha una tipologia di clientela molto particolare. Perché? Perché sono giochi estremamente soddisfacenti qualora siate persone che si divertono a immaginare, inventare, e se avete appunto la lingua un po' sciolta e non vi impappinate. C'è la birra per questo. E c'è la birra che aiuta in tutto questo. Ma ovviamente è sconsigliato qualora abbiate un gruppo di giocatori molto timido, molto chiuso, che difficilmente riesce a interagire con delle narrazioni così anche un po' scanzonate con gli altri giocatori. E c'è la birra per questo. Esattamente. Quindi, con Hobbit Tales andiamo a soddisfare una fascia di pubblico potenzialmente molto ampia, anche grazie a un prezzo di listino molto aggressivo, perché è un gioco che costa 19,90€, di facile reperibilità perché è un'assoluta novità nel momento in cui lo stiamo recensendo, è proprio appena uscito, e quindi noi ci sentiamo di consigliarlo a tutti gli amanti del fantasy in genere, specialmente se siete amanti di Tolkien. E per questo c'è da birra. Salute. Grazie ancora per averci seguito in questo nuovo appuntamento Nerd Play. Ci vediamo al prossimo gioco e continuate a mandare i vostri commenti e suggerimenti in modo che possiamo tutte le volte migliorare in funzione dei vostri gusti. Ciao, alla prossima. 42.